benvenuti in questo nuovo video. Finalmente arrivo a parlarvi di un J-drama che ho visto intorno a gennaio, fine dicembre, inizio gennaio, di cui vi ho promesso che avrei parlato già da parecchio tempo. In particolare, come avrete letto dal titolo qua sotto, oggi voglio parlarvi del J-drama di Erased, che è stato caricato sulla piattaforma di Netflix intorno al 15 di dicembre, mi pare di ricordare, composto da 8 episodi più o meno da 30 minuti l'uno, quindi è una via di mezzo fra i soliti episodi dai 20 ai 40-45 minuti. Sicuramente vi risalterà all'orecchio il nome e il titolo Erased, neanche tanto per il J-drama nel caso non lo conoscevate, ma perché proprio da poco tempo è uscito anche qua in italiano il manga da cui è stato tratto questo J-drama, edito da Star Comics in totale di 8 volumi. Ora, io parto dal presupposto che il manga ancora non l'ho letto, intendo comunque recuperarlo perché il J-drama mi è piaciuto davvero tantissimo, l'ho praticamente fatto fuori in una giornata, se non fosse stato che gli ultimi due episodi l'ho visti il giorno dopo, ma avevo cominciato il pomeriggio, quindi rendiamoci conto. Quindi comunque, a prescindere, già ve lo consiglio, ma sicuramente voglio anche approfondire la sua versione originale della storia cartacea, anche se so che comunque questo J-drama, come avvenne per quello di Itazura na Kiss, che magari vi lascio nelle schede, che ve ne parlai lo scorso anno, due anni fa ve ne parlai, è molto fedele al manga, proprio da quello che ho potuto evincere informandomi un po' in giro, quindi di questo sono molto contenta. Quando questo avviene, secondo me è sempre qualcosa di buono e giusto. So che ne esiste anche un anime, ma da quello che ho capito l'anime si distacca un pochino per molti aspetti dal manga, soprattutto per quanto riguarda il finale, non lo so, non ho visto nemmeno quello, ma voglio comunque assolutamente recuperare, proprio come fece alla fine con Itazura na Kiss, che lo conobbi come J-drama, poi lessi il manga, poi guardai anche l'anime. E poi ovviamente è un ciclico rewatch di Itazura na Kiss, ma questo ovviamente non c'entra niente col video in questione. Erased. Quando ho visto l'uscita, o comunque l'annuncio dell'uscita di questo J-drama sulla piattaforma di Netflix, devo dire essere rimasta molto incuriosita da quello che il trailer mi aveva lasciato. A parte tutto, comunque sia, ero anche molto curiosa di vederlo per la presenza dell'attore che interpreta il nostro protagonista, che non è altro che lo stesso attore che in Itazura na Kiss interpreta ovviamente Naoki Irie. Quindi già quell'attore, molto bravo a mio avviso, mi era piaciuto moltissimo lì. Devo dire che qua mi è piaciuto comunque molto, perché l'ho visto, cioè ho visto quanto a mio avviso è bravo, riuscendo proprio a spaziare a due personaggi totalmente diversi l'uno dall'altro, ed è quello che molto spesso non avviene negli attori giapponesi di drama o di live action. Invece lui è molto bravo e sono molto contenta di questo, perché mi è piaciuto tantissimo anche qua. Ma di che cosa parla velocemente Erased? È la storia di Satoru Fujinuma, che è un ragazzo che possiede, di 28-29 anni, che possiede un potere piuttosto speciale. Lui lo chiama revival. Che cos'è? In pratica, quando si ritrova a vivere o a vedere un momento o un qualcosa di davvero molto brutto che avviene attorno a lui, lui ritorna indietro di 5-10 minuti per cercare di capire che cosa porterà a quel momento brutto, a quella catastrofe che sta per avvenire, dovrà cercare in qualche modo di evitarla. Succederà però che arriverà all'interno della sua vita a vivere una situazione piuttosto brutta e critica, che lo porterà addirittura a ritornare a vivere la sua vita 18 anni prima, quando frequentava le elementari e all'interno del suo paesino di origine stava avvenendo una cosa piuttosto brutta, cioè stavano sparendo o venendo ritrovati uccisi alcuni bambini. In particolare quello di una sua compagna di classe piuttosto emarginata dal resto dei suoi compagni, che è Kayo Inazuki. Mi rendo conto che detta così può sembrare un po' un casino bello mischiato, però più di così non saprei come presentarvela e spiegarvela, perché altrimenti tutto quello che vi andrei a raccontare potrebbe essere spoiler a fine della trama, perché è una trama talmente avvincente, a mio avviso, che va scoperta episodio dopo episodio, passaggio dopo passaggio, perché è veramente molto molto bella e molto adrenalinica. Ti tiene assolutamente incollato allo schermo del computer, del cellulare, televisione, dipende da dove guardate voi Netflix, perché davvero riesce a coinvolgerti dall'inizio alla fine. Fino a un certo punto non ci si arriva davvero a capire che cosa succede, o soprattutto chi sono i veri e propri protagonisti e personaggi coinvolti nella vicenda, anche se poi comunque prima della fine ci arrivi, ma è una cosa voluta perché poi ti porterà a un'altra visione della storia stessa, ed è una cosa che ho davvero molto apprezzato. I personaggi mi sono piaciuti tutti, non ce n'è uno che non mi è piaciuto, perché sono caratterizzati benissimo, dal mio avviso degli attori recitati
benissimo e resi davvero bene, soprattutto reali. In particolare mi è piaciuta tantissimo la recitazione dei bambini. Cioè, io ultimamente sto guardando delle serie in cui ci sono anche bambini protagonisti e li trovo sempre veramente veramente bravi e assolutamente credibili. E anche in Erased non fa eccezione. Le atmosfere sono perfette, fatte benissimo e rendono tanto tutto il clima molto critico e davvero molto di suspense che la serie ti lascia. E per questo motivo lo reputo uno dei J-drama più belli che ho visto fra tutti quelli che ho visto fino ad ora, che non sono tantissimi, e questo è il primo che si spazia un po' lontano dagli shoujo che ho visto fino ad ora, però secondo me davvero è una spanna sopra a tutti gli altri, anche Itazurana Kiss, che però rimarrà sempre a mio avviso al primo posto perché quello è quello che rivedo più spesso, ecco. Non saprei che altro dirvi se non cercare di portarvi davvero a convincervi a guardarlo, perché ne vale davvero la pena. Non badate al fatto che non è una serie americana o qualsiasi altro paese, perché so che molto spesso queste serie TV vengono un po' bistrattate per questo motivo. È vero, nel 99,99% dei casi non possiedono un budget piuttosto sostanzioso, infatti molto spesso vengono fatte con budget davvero molto molto bassi, però in questo caso si vede assolutamente la qualità rispetto agli altri che ho visto, quindi anche questo è un motivo in più che mi porta a consigliarvi la visione. Quindi non, se non l'avete ancora visto davvero, andate su Netflix, recuperatelo perché ne vale davvero la pena, ve lo consiglio con tutto il cuore. Ok ragazzi, il video è terminato, fatemi sapere qua sotto se avete visto anche voi il J-drama di Erased e come lo avete trovato, se avete magari letto il manga o visto anche l'anime, che presto recupererò entrambi, ve lo prometto, perché voglio assolutamente farlo. Come sempre a fianco a me vi lascio gli ultimi due video usciti, il bottoncino per iscrivervi nel caso non vogliate perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, vi mando un bacione grandissimo e a presto, ciao!